Buonasera a tutti. Pare sia tutto pronto alle Ecluse per la discesa maschile. Dopo finalmente le Ecluse riesce a riaprire la pista al settore maschile. L'anno scorso non erano riusciti perché le condizioni della neve non ne avevano permesso agli organizzatori di essere già pronti la settimana prima, ma erano solo riusciti poi a far gareggiare le donne la settimana successiva, mentre invece quest'anno un po' con l'aiuto di qualche nevicata un po' le temperature si sono abbassate e quindi in pista gli uomini. Franci, sei sempre con noi a parlare di questa gara maschile. È doveroso purtroppo fare un passo indietro molto doloroso, tutto quello che è successo a David Poisson, a Nakis, che nell'allenamento la scorsa settimana ha scosso tutto il circo bianco. A parlarne ci vengono ancora i brividi, perché sì. Ci sono veramente poche parole per noi, poi che abbiamo vissuto la parte dell'atleta, pensare che apri un cancelletto che sia in allenamento in gara e tu pensi di aprirlo per divertirti, per salire sul podio, per andare a vincere, sicuramente non per quello che è successo al francese. Questo probabilmente farà riflettere tanto, sempre di più, e credo che sia un argomento molto importante, la sicurezza. Esatto. Sempre e comunque, in qualsiasi condizione, in qualsiasi momento. Sì. Sì, soprattutto negli allenamenti, perché poi si sa come giusto che sia, quando c'è una gara si è un po' più meticolosi e ci si pensa un po' di più, però andiamo ai 100 all'ora anche in allenamento come in gara, quindi non dovrebbero esserci differenze. Sì, e sono più il tempo che un atleta trascorre in allenamento, tra virgolette, esatto, piuttosto che in gara, quindi sicuramente sarà un argomento sempre più importante, sempre più da affrontare. Senza questo io credo che non sia giusto mettere sotto processo più di tanto chiunque per quello che è successo, perché da un lato forse un po' la fatalità, forse un po' il destino, sicuramente certo, qualcosa si poteva. Però sono quelle cose che succedono. Il Circo Bianco si è raggruppato tutto intorno ai francesi, che subito dopo l'accaduto si sono spostati immediatamente, esatto, da Nakis, che hanno cambiato località d'allenamento per cambiare paesaggio, il psicologo al seguito, e hanno deciso, io credo giustamente, Franci, di gareggiare, perché sono lì per quello. Era quello, penso, esatto, che l'hanno fatto anche per lui, sì, lo fanno per lui, sì. Infatti sinceramente io spererei tantissimo in un risultato di squadra per i francesi oggi, anche per questo motivo qua. Magari anche una frenatina da parte degli altri prima del traguardo. No, veramente, sì, sarebbe un bel modo di... Sì, un festeggiamento composto, ma esatto, una cosa bella per salutarlo, esatto, e per salutarlo, per dargli onore, abbiamo visto le ragazze a Killington hanno corso col lutto al braccio, la stessa cosa faranno gli uomini, e gli uomini indosseranno anche un pettorale a lui dedicato. Esatto, con un piccolo cuore, con il suo nome, e quindi tutti gli atleti hanno l'adesivo sul casco, avranno questo pettorale, quindi diciamo che la Coppa del Mondo anche per la velocità è iniziata, ma con una nota negativa, però credo che tutti gli atleti siano in gara anche per lui, quindi penso che sia una cosa bella. Sì, e con qualche consapevolezza in più sicuramente. E in tutto ciò, nell'unica prova disputata alle Ecluse, dopo due giorni che, sì, ci hanno provato, mercoledì e giovedì, proprio ieri il miglior tempo di prova l'ha fatto segnare Adrien Théo. Esatto. Con una bella prova, una prova non facile, perché no, tu hai parlato con Matteo, che è là, esatto, che finalmente apre il cancelletto dopo due anni, forse Matteo, sì, e che ti ha raccontato che... Sì, mi ha detto che ovviamente le condizioni non erano perfette, però una prova si fa lo stesso, non davano precipitazioni per questa notte, adesso abbiamo visto dalle foto sembra... normale, discreto, niente di disastroso, come è stato il cielo bianco, però di esatto, Ecluse. Solita visibilità piatta dall'inizio alla fine, speriamo nel vento, perché ieri c'era vento nella parte alta, e sì, sempre la solita Ecluse, non c'è niente di diverso, quindi per loro sicuramente non è una pista difficile, perché non lo è quasi neanche per noi donne, quindi non oso immaginare per i maschi. Adesso non sappiamo la tracciatura, ma bene o male non cambia di tanto, magari ogni tanto arrivi, c'è qualche dosso in più, ma non c'è nulla di non la stravolgono, diciamo. Sì, poi le notizie che sono arrivate, che hanno cercato anche nella tracciatura di renderla più facile ancora, nel senso di cercare di creare questo approccio dopo quello che è successo ancora più facile anche alla velocità
dei ragazzi, di modo che sia veramente una pista facile. Una pista dove appunto ieri il miglior tempo Teò, secondo Maier, ma ha saltato una porta, sì, con un errore, Jansrud terzo come tempo di manche, di prova, ottimo negli intermedi, quindi probabilmente sarà da seguire, sì, con attenzione, sì, perché abbiamo visto nell'ultimo intermedio un intermedio molto alto, quindi vuol dire che qualche frenatina prima del traguardo l'ha, sì, data, come ogni tanto fanno gli atleti in prova. Buon sesto fill, sì, su una pista che non gli si addice, ma insomma arriviamo, facciamo un riassunto, nel 2015, quindi 2 anni fa l'ultima volta che ha gareggiato, vinse Svindal, che rientra, e quindi lui ha occhi puntati anche su di lui, perché comunque anche 2 anni fa era rientrato vincente, sì, no, ma infatti non è, secondo me la sì, prova di ieri è da vedere proprio in ottica di prova, sì, perché esatto. E poi c'era stata una grande gara di Phil, che aveva iniziato la sua corsa verso la prima Coppa del Mondo di specialità, di discesa, che è arrivato secondo a 1 centesimo solo dal, esatto, norvegese, quindi su una pista che lui ha sempre dichiarato non piacergli. Sappiamo, sì, che Phil è soprannominato Spigolino, è uno dei discesisti più tecnici che ci possono essere in Coppa del Mondo, e quindi aveva fatto veramente una grande gara, un grande inizio sicuro. Lake Louise, dicevamo appunto, molto facile, rivisitata anche in maniera proprio per aiutare un pochino le difficoltà, e dove una Von avrebbe voluto essere al cancelletto. Sì, ormai si parla solo di quello. Solo di quello, ma esatto, dobbiamo parlare anche noi. Ma è da chiedere ai maschi, i maschi, sì, hanno già risposto tanti in vari modi, ma io credo che sia molto una trovata pubblicitaria, per quanto io ammiro tantissimo la Von come atleta, mi piace davvero tanto anche caratterialmente a vederla in giro, però penso che questa cosa sia proprio una trovata pubblicitaria, perché soprattutto in questo momento, sì, perché l'abbiamo vista, non è la Von di 4-5 anni fa, probabilmente lì poteva anche divertirsi e dire la sua. Adesso si vede, fa fatica, non domina più. Una volta star lì a, la seconda gli stava 1 secondo e mezzo, sì, una rish poi, cioè, non una seconda. Esatto. Quindi magari lì aveva un senso, adesso non lo vedo tanto se non dal lato pubblicitario. Assolutamente. Poi si deve parlare, sappiamo che dietro di lei c'è un sistema di comunicazione, di marketing, sì, che deve andare avanti. Che poi dobbiamo ringraziarla noi, assolutamente, perché alla fine perché aiuta tutto lo, sì, sci, però... grandi personaggi comunque, esatto, portano a parlare comunque dell'ambiente, e quello è positivo. Indubbiamente, esatto, parlando un po' più anche a livello tecnico, quello che penso io è che su una discesa come le Cruise, che è soprattutto facile, sarebbe ancora più difficile potersi inserire in una gara maschile, nel senso, certo, che essendo facile, senza spunti tecnici, i primi 30 uomini, capace che sono in meno di un secondo, sicuro, in 1 secondo, sì, e sì, due, sì, prendersi meno di 1 secondo da un primo uomo, no, certo, per una donna, credo che anche una Von di adesso sicuramente no, ma anche nei tempi d'oro non era difficile, non era così facile. Però sai, un conto però, partire alle Cluis e un conto partire a Kitz, esatto, che esatto, siano due cose diverse. Però magari in una discesa dove trovi la via di mezzo tra, sì, le Cluis e Kitz, in qualche, sì, passaggio, in qualche è intermedio, vero, tecnico, un cortina, magari si potrebbe dire, però insomma, sì, vabbè, ne abbiamo parlato anche noi, e sì, quindi così, abbiamo... sarà contenta, esatto, quindi gara maschile che parte, in bocca al lupo, mi raccomando, sì, guardiamo questa gara anche con occhi un po' diversi, stiamo vicini a questi atleti, sia per farli andare forte, sia insomma per supportarli dal punto di vista psicologico. In bocca al lupo. In bocca al lupo a tutti.